Ciao Mario, sono Mario Pia, cioè. Allora, della sua benedizione. Amen. Dio vi proteggerà sempre.
Thank you.
Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi invito tutti quanti, insieme con la Madonna Maria, la nostra Madre, di fare questo cammino, questo pellegrinaggio insieme con la Madonna, soprattutto riflettendo sulla nostra vita. Oggi la Natività di Maria Vergine aiuta a noi a capire il motivo per quale Dio ha dato a noi questo dono. Lui vuole salvare a noi, Emanuele, Dio con noi. Ma poi possiamo riflettere in questo cammino, ognuno di noi, riflettendo sulla nostra vita e vedendo qual è il motivo per la mia vita. Perché Dio mi ha creato? Sono battezzato, Dio.
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci duri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. La morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Maria e di Giuseppe deve essere anche il nostro stupore. Giuseppe deve essere anche Dio si presenta in mezzo a noi nella povertà, nella fragilità. Ave Maria, grazie, Signore, tu sei benedetta tra le donne e benedetta. Maria para malati e sofferenti. Maria, Madre di Misericordia, donna che sotto la croce hai visto e confermato il tuo dono di amore, ascolta la nostra invocazione. Tu conosci della sofferenza di tante persone, hai condiviso il dolore di uomini e donne, anche per il compito che Gesù ti ha affidato dalla croce. Invoca lo Spirito su quanti sentono il peso della malattia o vivono un periodo della vita in cui sperimentano i limiti e la fragilità della nostra condizione umana. Invoca lo Spirito sui malati e sui quanti anziani si sentono soli e abbandonati. Lo Spirito sia per loro acqua che sostegno
nella sofferenza, speranza e aiuto nella difficoltà. Dona lo spirito anche a chi li assiste, ai figli che dedicano anni della loro vita alla cura dei genitori. Dona lo spirito alla nostra comunità perché valorizzi sempre meglio anche chi opera in essa, donando a Dio la sofferenza e la preghiera come contributo alla santificazione di tutti. Donaci lo spirito perché sappiamo valorizzare ogni persona fino al termine dei suoi giorni con rispetto e dignità. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore sia con voi, accidente Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Thank you.
fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Thank you.
Thank you.
Grazie.